arrivati ad una diagnosi certa, che tipo di terapie possono essere messe in atto, quantomeno per rallentare il processo? Diciamo che i margini terapeutici sui pazienti sono ancora ridotti, ma qualcosa abbiamo. Da 10 anni sono disponibili, da oltre 10 anni sono disponibili sul mercato dei farmaci che sono gli inibitori delle colinesterasi. Gli inibitori delle colinesterasi sono dei farmaci che agiscono ad aumentare il livello cerebrale di acetilcolina. L'acetilcolina è un neurotrasmettitore che è particolarmente coinvolto nei sistemi di memoria. Quindi migliorare le funzioni mnesiche. Una sua funzione protettiva dall'evoluzione è probabilmente meno certa. Accanto a questi esistono altri farmaci, che sono farmaci che modulano altri recettori del GABA, e sono per esempio la memantina, che agiscono riducendo la neurotossicità dell'eccesso di GABA. Prospettive invece ci sono molte in questo momento, soprattutto con dei farmaci che dovrebbero andare a colpire i meccanismi di formazione patologica della beta-amiloide, quindi farmaci che riducono la formazione di beta-amiloide o eliminano la beta-amiloide accumulata. Sono tutti quanti in questo momento oggetto di sperimentazione, sul mercato attualmente non sono presenti, potrebbero essere presenti nel corso del 2014.